possibile portato bene alla fine, visto che già infatti non aspettavo di tornare un anno dopo con lo stesso libro, perché questo romanzo è uscito ad aprile del 21 e siamo a fine luglio del 22 e è anche molto è bello, anche faticoso parlare di un libro dire che io ho chiuso un anno e mezzo fa, ero già impegnato su un altro testo, però è, diciamo, è in qualche modo una fortuna che mi piace adesso vivere. Che libro è? Spatriati è una storia di persone che cercano di scoprire e imparano ad amare quello che loro sono davvero. È un cammino lungo che fanno per tutta la loro vita, perché inizia quando loro hanno 15 anni e attraversano diverse avventure, tanti viaggi. Sono spatriati sia dal punto di vista della lingua italiana, cioè persone che sono andate via, ma sono anche spatriati come nel nostro dialetto di Martina Fraco, di molti dialetti pugliesi, cioè persone che non sono definibili, che sono irregolari, fuori dalle convenzioni. Ecco, perché hai scelto questo titolo con l'edizione dialettale? Io uso molto il dialetto per la mia, anche, sin dai titoli, per esempio io ho scritto un romanzo che si chiama Ternitti, che in dialetto vuol dire tetto, ma vuol dire anche amianto, vuol dire fabbrica, perché il dialetto mi permette la polisemia, cioè di dare più significato alle parole, e Spatriati mi sembrava la parola giusta per raccontare questi due personaggi che non hanno una definizione, non vogliono darsi una definizione del mondo. Da Martina Franca a Berlino, un viaggio anche nei sentimenti, come possiamo definirli, fluidi del suo libro. Sì, è uno degli aspetti del non definirsi, sicuramente c'è una fluidità che in tanti campi, quello sessuale ma anche in quello professionale, in quello geografico, dell'origine e nella loro vita, nel posto del mondo. E questa fluidità che in qualche modo è stata raccontata da un grande sociologo con i suoi concetti di liquidità di Bauman, che su quale insomma sin da 15-20 anni fa insomma si iniziava a parlarne, e probabilmente credo che non sia un tema solo della generazione, la mia generazione, cioè della generazione dei quarantenni, ma penso che sia un tema proprio di questo momento storico che viviamo. Dal palco ha voluto anche ricordare Luca Seriani, il linguista, scomparso recentemente. Sì, sì, volevo ricordare Luca Seriani perché è uno dei più grandi intellettuali, era uno dei più grandi intellettuali fino a oggi, ahimè, ed è una delle persone che più mi ha trasmesso l'importanza e il valore che hanno le parole, la chiarezza del parlare, la chiarezza del discorso, permette di essere liberi e di stare meglio con se stessi.